Sì. Che genitore prestato alla politica, ma... prestato alla politica, sì, sì, sì. Il tifoso politico è nascosto, nascosto qui in mezzo. Io non puoi, io non si può, no, ci vediamo sempre da piano. Vabbè, diciamo che tra virgolette mi sento anche giovane. Municipio 13 ex 18. Sì, sono stato fino allo scorso presidente della consulta dell'ENI, ha appropriato varie, vabbè, insomma, ho una ragazza da un centro, insomma, diciamo, cioè i titoli, diciamo, tra virgolette, dal ponte, cravatta rossa, insomma. Allora, mi allaccio a quello che praticamente ha detto l'avvocato che ci segue, non c'è più, sparito. Ah no, allora, che praticamente sicuramente il TAR ci dà ragione, perché è talmente evidente quello che speriamo, insomma, che, comunque, anche se poi ovviamente abbiamo, diciamo, saranno abolite quello che praticamente questo DPCM, quella che questa legge truffa, tra virgolette, ma quello che in qualche modo penso che sia importante, è importantissimo, cioè ribadire un concetto che oggi come oggi è sempre più attribuito, proprio il diritto a essere disabili, quello di essere riconosciuti, quel discorso della disabilità, quello penso che sia oggi come oggi un qualcosa che va per forza, in maniera fortissima, come diceva anche il nostro amico Rossetti, ribadito in maniera totale. Quindi scendiamo in piazza, facciamo attività, facciamo tutte quelle cose, tutte quello che è il nostro potere per fare in modo di ritornare a vedere il disabile non come un problema ma come una risorsa, cosa che qualche anno fa si era cominciato a vedere e purtroppo oramai con il discorso generale è un attacco continuo a quelli che sono i diritti che abbiamo in qualche modo acquistato con la forza delle nostre idee, con la forza delle nostre attività in questi anni. E una cosa che faccio, che così vado subito al sopra, perché se noi schifosi politici ma che vuole andiamo tanto, è fare subito un ordine del giorno da far girare in tutti i municipi, cioè nel senso io mi affido, cioè facciamo un gruppo di lavoro in modo da fare un ordine del giorno da far girare in tutti i municipi e poi arrivare al Comune di Roma con una forza di 15 municipi che supportano questo tipo di aspetto. Quindi faccio carico di contattare gli altri presidenti di sia di consulta che di commissione servizi sociali, assessori eccetera, per fare in modo di, ecco, diciamo, tutti quelli che sono i nostri ambiti, i nostri campi, le nostre possibilità, di ribadire quelle che sono sia la forza della nostra, diciamo, non dico disabilità, ma proprio il tipo di vita che in qualche modo oggi ci viene negato. Ecco, questo aspetto penso che sia importante ribadirlo, e questo penso che sia uno dei sistemi, diciamo, tra virgolette, naturali di una società democratica di portare avanti. Grazie a tutti quanti voi. Grazie, è una proposta concreta che sicuramente noi accogliamo, su questo ci lavoriamo, perché è chiaro che appunto l'intervento dentro le istituzioni, diciamo, è funzionale a quanto stiamo dicendo, non attenuando quello che è la capacità, la nostra volontà, diciamo, di costruire un movimento che dalla cosiddetta base società civile che andiamo a partecipare, ma sostanzialmente autorappresentandoci, ci dia forza, insomma, certo. Però senza che questo significhi una autoreferenzialità, non è chiaro che ci sia una sponda, e quindi questa sollecitazione ci viene da Riccardo, è benvenuta. Allora, Renchieri. Grazie intanto dell'invito. Io mi sento un mostro di egoismo seguendo il discorso di Carla, perché addirittura mi voglio tenere in casa due disabili di 37 e 30 anni che nessuno vuole, però qualcuno dice mettetevi in casa famiglia. Ma dove sono in casa famiglia? Dove sono le soluzioni al di fuori della famiglia? La famiglia viene tartassata, come abbiamo visto col discorso dell'ISE, sul quale poi dirò qualche cosa, e questo egoismo mi sta lacerando. Io tutti i giorni mi sento le lotte che dobbiamo fare non è una, sono tante purtroppo, perché stranamente succede che uno Stato democratico
che dovrebbe essere il primo garante dei diritti dei cittadini, a cominciare dai più deboli, oggi molto spesso è la nostra controparte. Cioè viviamo, diciamo di vivere in una democrazia, ma che cosa c'è di democratico in una dinamica in cui il più debole deve lottare contro chi dovrebbe garantirgli dei diritti? Noi guardiamo le leggi che ci vengono proposte cercando sempre l'inganno. Io inizialmente pensavo che fossimo un po' troppo diffidenti, andiamo a cercare l'inganno, è assurdo. E invece l'esperienza mi ha insegnato che dei inganni ne troviamo molti. La legge di controriforma dell'ISE l'abbiamo seguita come associazioni, come consulte, era evidente che considerare reddito quelli che sono piccoli aiuti per poter recuperare una situazione di parità che non si recupererà mai, era evidente a tutti che si trattasse di uno svarione, di una enormità, di una truffa. E abbiamo continuamente, in ogni riunione, su ogni tavolo, abbiamo fatto presente, ma è andato avanti lo stesso. E allora non c'è cosa più sospetta delle cose inutili, perché dice, ma tanto vi diamo la franchigia, ma che senso ha svilire un principio importantissimo e monetizzarlo con una franchigia? Le cose inutili nascondono qualche cosa, e probabilmente quello che nascondono è che questo è un primo passo per far fuori tutto quello che abbiamo potuto ottenere in questi anni. Solo questa è la spiegazione, perché creare un meccanismo farraginoso in cui si considerano redditi delle previdenze, non mi piace, ma insomma, per capirci, e subito dopo però vi diamo la franchigia, questa manovra è fortemente sospetta, perché le ricadute che questo principio avrà sulle molte leggi sono evidenti. Fra poco i nostri figli non saranno più fiscalmente al nostro carico perché hanno questo reddito, e quindi per esempio il 4% dell'IVA del mezzo di trasporto, io andando in giro con un doblò orrendo, ma è l'unico mezzo spirituale, dico io, perché non è un mezzo meccanico, è un mezzo spirituale, perché prima ogni volta che dovevo in direzione si madonnavo, adesso con doblò ce lo metto subito e quindi mi guadagno pure il paradiso. Allora, questo atteggiamento a cui ci costringono è veramente insopportabile. Io condivido tutto quello che è stato detto. Faccio un esempio che è stato toccato, su un argomento che è stato toccato. La consulta regionale è riuscita con una vittoria che sembrava banale a ottenere che i ragazzi, gli adulti che fruiscono di centri diurni potessero valutare la compartecipazione sulla base del loro reddito personale, quindi l'ISE personale. Questa io pensavo che fosse una banalità, invece poi mi sono accorto che era una vittoria enorme, che non appari in mezza Italia, eccetera, eccetera. Arriviamo, quindi io, che usufruisco dei miei figli, usufruisco di questo servizio, dico, meno male, vado ad un CAF della CISL, mi fa l'ISE personale dei miei figli, zero. Benissimo. Porto al centro questo ISE, accettano, dopo un po' ricevo una telefonata, cioè guardi che deve portare l'ISE familiare, perché il comune di Roma lo vuole. Comincia tutta una trafila, un pacco così di corrispondenza, perché fra l'altro nella normativa regionale è chiaramente detto che si parla di ISE personale.
il Comune di Roma pretende l'ISE familiare. Ma per quale ragione? No, perché noi abbiamo il sistema ISEment, una specie di macinino, dove noi possiamo mettere dentro solo l'ISE familiare. Poi questo macina e dimostra che 0 per 0 elevato a 0 moltiplicato per 0 fa 0. Cioè ci chiedono l'ISE familiare secondo, però sono diventato presente pure io, capito? E ci chiedono l'ISE familiare semplicemente perché hanno un macinino che macina l'ISE familiare che però dà sempre 0. E ritornando al discorso dell'impegno delle famiglie, noi tutti gli anni veniamo chiamati, perché io la lotta l'ho fatta fino al punto che il centro mi ha detto, dice sì, siamo contenti, lei ha ragione, è una bellissima cosa, cioè però se lei non ci manda quello che ci deve mandare, noi le fatturiamo la spesa completa del centro. E quindi ho dovuto cedere, però questa lotta va ripresa, cioè ma il Comune di Roma, questa questione all'epoca c'era il sindaco, Alemanno, c'era cioè il sindaco Alemanno, ne ho parlato personalmente, ma ce ne occuperemo, certo, è un'assurdità, una cosa, non si è mosso, tutti noi, tutti gli anni presentiamo l'ISE familiare e tutti gli anni dimostriamo un assunto matematico che nessuno conosceva, che 0 per 0 più 0 elevato a 0 moltiplicato a 0 con un pacco di carta così, perché l'ISE è un pacco di carta così, fa 0. Allora ecco, discorso dei politici, noi non dobbiamo dimenticarci nelle grandi né piccole lotte. Se tutti i genitori che si trovano ad essere violentati, perché questo significa violentare le persone, ad essere offesi da certi comportamenti combattessero, probabilmente piano piano il politico capirebbe che almeno un po' di attenzione quando fa qualcosa ce la deve mettere. Scusate se sono stato lungo. No, non faccio il discorso. Può fare una normativa che si fa sopra la regione? No. E allora? Che dice che c'è scritto un'altra cosa. No, non lo può fare. Non lo può fare. No, ma mentre parlava lui, sì, un attimo. Cioè, mi ricordava un detto di un personaggio della Prima Repubblica, il quale diceva: a pensare male si fa peccato, però cose mi ingannano. Allora, Luciano Domenicani, e poi abbiamo un altro signore. Sì, alla bocca, aspetta un altro.